delle capacità conoscitive umane, la tecnoscienza incorporerebbe leggi oggettive ed estranianti e le finalità di una riproduzione, un potenziamento propri, ormai dimentichi, dell'uomo che le ha proposte e disposte. L'uomo sarebbe divenuto protesi delle sue protesi, si dice. La tecnoscienza, si dice ancora, ci imporrebbe i suoi scopi, le sue tendenze, i suoi tempi, i suoi ritmi. Credo che coloro che così impostano il problema temano uno spossessamento dell'uomo, una sua radicale trasformazione dovuta alle macchine che egli ha costruito, ma di cui non avrebbe ben calcolato le richieste implicite e le conseguenze. Ora, quello che chiedo al professor Boncinelli è: qui si inserirebbe quel conflitto evidentemente fra etica e scienza, laddove, se si intende etica in senso largo, cioè il nostro modo di stare al mondo, che è una derivazione della parola greca ethos, abitare, stare al mondo, e quindi un po' diverso dalla morale, ecco, che invece sono ingiunzioni precise, comandamenti, ma è proprio la nostra forma di vita radicale, diciamo, la scienza dà prestigiosa dimensione di scoperta di come le cose stanno, sarebbe nelle sue applicazioni tecnico-scientifiche, sarebbe proprio la messa in pericolo di questo nostro stare al mondo. Questi sono i polemici. Il professor Boncinelli presumo che non sia fra questi polemici. Buonasera, buonasera a tutti. Non sono certamente fra questi polemici. Sono una persona che ha coltivato la scienza per tutta la vita. Sono un innamorato della scienza, sono un entusiasta della scienza e sono anche stato fortunato, perché negli anni in cui ho fatto scienza, in particolare in biologia, la biologia è esplosa. Dalla Cenerentola delle scienze che era diventata la scienza più importante, anzi talmente importante che finisce sempre e secondo me troppo spesso sui giornali. Che cos'è la scienza? La scienza non è altro che l'accoppiamento dei nostri sensi al potere della nostra ragione, e non è diversa da quella che una volta si chiamava filosofia. Infatti Leopardi chiamava filosofia la scienza. E nella prima traduzione italiana dell'Origine delle specie di Darwin, il traduttore chiama Darwin grande filosofo. Vuol dire che questa distinzione, certamente oggi abbastanza chiara, soprattutto per ragioni accademiche, è una distinzione un po' forzata. In realtà il nostro mondo, cioè quello di derivazione greca, ha studiato le cose che ci circondano sempre in una maniera diretta e tentando di capire. Si chiamava filosofia, c'era la matematica, c'era l'astronomia. Dopo parecchio tempo, da queste parti, perché mi hanno sempre sottolineato le cose italiane, nel 600 è nata la scienza sperimentale. La matematica è certamente una scienza, ma non è sperimentale. Per fare la matematica basta avere un buon cervello e una buona capacità di ragionamento. Direi che Galileo e tutti quelli come lui si sono accorti, questo naturalmente lo dico dal mio punto di vista, che ragionare non bastava. Ragionare era necessario, ma non sufficiente. Bisognava anche fare esperimenti. Fare esperimenti vuol dire andare a cerciare, a toccare, a disturbare il mondo. Tant'è vero, c'è un grande fisico che ha scritto un libro che dice appunto disturbare le cose del mondo. Con la scienza sperimentale l'uomo ha cominciato a toccare il mondo.
a toccare il mondo per ragioni di comprensione e a toccare il mondo per ragioni di comodità. In realtà però non ci dimentichiamo che la tecnica non è figlia della scienza, ma semmai è mamma della scienza, perché la tecnica è esistita fin dal tempo dei tempi. Già abbiamo visto prima questi reperti archeologici antichissimi, sicuramente c'era l'aratro, sicuramente c'era la zappa, sicuramente c'era il bastone per dare in testa a chi non ci stava simpatico. Quindi questa è già tecnica. Quindi prima è arrivata la tecnica in maniera un po' confusa, poi è arrivata la scienza che ha portato un po' di chiarezza, e la scienza ha prodotto nuova tecnica, su questo non c'è dubbio, perché la tecnica di oggi non è quella di allora. Quando io sento dire che l'uomo si disumanizza, mi domando cosa vuole dire, cioè proprio dal punto di vista del significato, come può un uomo disumanizzarsi? Che sono arrivati i marziani, sono arrivati i saturniani, sono arrivati i personaggi da un altro mondo. La scienza l'ha fatta l'uomo, la tecnologia l'ha fatta l'uomo, come lo può disumanizzare? Certo uno potrebbe dire, abbiamo cominciato piano piano, siamo diventati sempre più bravi, secondo qualcuno le cose sono successe troppo alla fretta, per cui il rischio è che il nostro prodotto di individui certamente dotati di genio, diffuso in tutta la popolazione, ci ha cambiato il modo di vivere. Ma questo non c'è dubbio che ci ha cambiato il modo di vivere. Ma questa è disumanizzazione? Cioè vivere più a lungo è disumano? Muoversi come ho fatto io oggi da Milano a Finale Ligure in 3 ore è disumano? Ieri sera stavo a Como, è disumano? Io non credo che sia disumano. Quelli che intendono disumano, disumanizzazione e spossessamento, è perché hanno probabilmente una certa idea di umanità, una certa idea di umanità che deve per forza obbedire a certi canoni dati una volta per tutto. Ma se c'è una caratteristica dell'essere umano ed è appropriato alla festa dell'inquietudine, è quella di essere inquieto. L'essere umano è per definizione inquieto. Tranquillo non ci può stare. L'ha inventato di tutti i colori. Ha inventato la pittura, ha inventato la poesia, ha inventato la sepoltura dei morti. Prendete conto, un animale che seppellisce i suoi cadaveri non è mai esistito. Ha inventato tutta una serie di cose perché è profondamente inquieto e cerca quello che gli manca. Ora uno potrebbe dire, ma perché gli manca qualcosa? Ma lì il discorso si fa complicato. A tutti noi manca sempre qualcosa, ai nostri nonni e ai nostri antenati. Nel tentativo più o meno goffo di procurarci quello che ci mancava, noi abbiamo inventato le arti, ci siamo dati delle regole di comportamento e abbiamo inventato la scienza. Oggi, ma solo direi da qualche decina di anni, la etica è diventata una istanza superiore. Io sono sempre contrario che fra le cose umane ci sia qualcosa di superiore. Le cose umane, proprio perché sono umane, sono tutte allo stesso livello di nobiltà. Ma da qualche tempo a questa parte l'etica è diventata l'istanza superiore. E la colpa che si fa alla scienza, o per meglio dire all'applicazione della scienza, è di non seguire i principi dell'etica. Ma di quale etica? Se ce ne fosse una sola non ci sarebbe nessun problema. Il problema è che noi osserviamo e testimoniamo che ci sono portatori di etiche diverse e tutte le diatribe, tutti i litigi, tutti i referendum, tutti gli animi accesi derivano dal fatto che persone diverse hanno una visione etica diversa. Ecco perché la scienza non può mai andare in contrasto con l'etica, perché bisognerebbe prima dire quale etica.